Ragazze in forma, questa sera hanno vinto contro il Châtillon per 3-0. Sì, una buona partita, primi due set quasi perfetti, il terzo abbiamo un po' mollato il ritmo, però abbiamo tenuto abbastanza bene, recuperato, eravamo sotto, sono soddisfatto, è quello che volevo, in settimana ci siamo allenati bene, quindi hanno perso un po' di concentrazione, l'avevo previsto e loro mi hanno detto no stai tranquillo, e puntualmente è successo quello che avevo paura succedesse, però abbiamo recuperato, quindi onore al merito, non c'è nessun problema, va bene così, 3 punti in cassaforte. Prossima partita? Prossima partita andiamo a Verbania, domenica prossima. Partitoccia sarà, perché domenica, prima, l'unica partita di domenica della stagione, non sarà facile andare là. Siamo abituati a giocare al sabato, quindi condizioni diverse. Una buona squadra, l'andata abbiamo vinto 3-0, speriamo di rivincere anche là e continuare la corsa sul Montalto. Se fanno come devono fare e giochiamo come sappiamo, non dovrebbero esserci problemi. Più che altro è la trasferta lunga che mi preoccupa, perché alle 6 a Verbania sarà lunga. Una bella partita combattuta, com'è andata vista dall'interno? No, è stata una partita abbastanza, diciamo, semplice, però comunque che alla fine si è rivelata, grazie ai nostri alti e bassi come al solito, una partita comunque da lottare. Noi abbiamo giocato bene, ognuno ha fatto il suo, poi alla fine stanchezza, malanni vari, perché comunque anche di stagione oltre che fisici, ci hanno portato a calare un po', però il gruppo in questi casi esce e quindi ci hanno portato alla vittoria di questa partita, appunto, che sembrava tanto semplice sulla carta, ma che alla fine ha rivelato qualche insidia. Una formazione tornata quasi al completo, come sta andando questo campionato? A sensazione? Beh, le sensazioni sono positive, perché comunque è un gruppo molto unito e siamo un bel gruppo e ci crediamo davvero tanto. Finalmente stiamo tornando quasi tutte in sesto, appunto, come dicevo prima, i vari malanni di stagione, però sono normali, cioè tutte le squadre ce l'avranno in questo periodo, quindi niente di grave. Andremo, però noi ci crediamo, combattiamo ogni partita punto su punto, perché appunto vogliamo dimostrare che appunto col gruppo, non soltanto col fisico, si ottengono dei gran risultati. Quindi noi puntiamo comunque a fare un bel campionato, più che ogni risultato a essere un gruppo comunque molto coeso e molto unito fino alla fine. Andando sul personale, per conoscerti un pochino di più, quanti anni hai e da quant'è che giochi a pallavolo? Io ho 24 anni, quest'anno ne faccio 25, sono una delle più vecchie, ma non diciamolo a nessuno, della squadra. Io gioco a pallavolo da 10 anni e ho iniziato all'ex Avisca Fast, che adesso si chiama Labor Volley, e mi sono già fatta la mia dose di esperienza tra CD e poi tutte le varie giovanili, e ho la fortuna di giocare in questa società da 4 anni e mi trovo davvero bene, perché è una società che comunque dà molto, che crea più che vari gruppi un concetto di famiglia che comunque si rivede dal settore giovanile fino alla prima squadra, quindi io sono molto grata a questa società, appunto.